Mi lasciano qui e mi dicono: cerca di spiegare che cos'è un'attrice. Ma non è mica facile, sapete? Non è facile perché io prima di partire da Roma stavo male, avevo la febbre e poi mi è venuto anche un gran mal di testa. E ve lo giuro, non volevo più partire perché le cose sono pericolose. E adesso viene lui qui e mi dice: di che cos'è un'attrice? Ma come si fa? Io non posso mica dimostrarlo. Non ho un repertorio, un qualcosa per cui sia così facilmente dimostrabile non solo che cos'è recitare, ma che cos'è un'attrice. Se io potessi, non lo so, fare un doppio salto mortale, sarebbe semplice perché voi vedreste un doppio salto mortale e direste: ah, ma che bello! Una cosa fuori dal comune, no? Oppure, se io potessi camminare su un filo, vedreste un filo e direste: ah, ma che brava! Oppure, se io potessi fare un acuto come la Callas, ah, voi direste: bravissima, ma fantastica! Ma un'attrice come fa? Non so, come fai? E poi c'è sempre la mia vita che sta nel mezzo e che si mescola con tutto. Poi ve lo giuro, io avevo la febbre, stavo male e adesso ho pure i brividi di freddo e qui si sta abbastanza bene, ci sono le lampade e fa caldo. Beato colui che ha un posto dove ripararsi. Io sono un'attrice. No, 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 sono un gabbiano. Lui non aveva più fiducia in me. Credeva nelle mie fantasie. E allora piano piano ho finito per non crederci più nemmeno io. E non sapevo più dove mettere le mani, e non sapevo come emettere la voce. E Dio, che confusione tremenda! Scusate, scusate, scusate. Io sono una brava attrice. Sono bravissima, spero. Spero di diventarlo bravissima. Ma io ho bisogno di voi. Ho bisogno della vostra approvazione, ho bisogno dei vostri applausi, ho bisogno di sentire che voi ci siete, adesso e anche in futuro, perché ho paura che voi, non lo so, magari pensate che io sia una pazza. No, no, io ho anche tanto sonno. Il sonno ristoratore. No. No, 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 scusate, no, io sono disperata. Io non so più niente e non so nemmeno se sono riuscita a spiegargli che cos'è un'attrice.